Littorale degli Italiani, Giordano Bruno Guerri presidente, ci ha abituato periodicamente a degli eventi importanti, curiosi, belli, che abbelliscono il Littorale, danno lustro ancora, se ne ha bisogno il Littorale, ma c'è sempre ne ha bisogno. Ecco, sì. Presidente, fai tu la rassegna di quello che succederà oggi, perché tu non fai un evento, ne fai tanti insieme. Perché abbiamo tante cose, presentiamo molti libri, perché tanti ne escono sull'annunzio del Littorale, e presentiamo i nostri prodotti. Continuiamo la nostra linea di produzione di qualità, perché vogliamo collegare il Littorale d'Annunzio, che era un multiforme ingegno, faceva di tutto, all'artigianato, al cibo, alla qualità. Quindi avremo l'olio del Littorale, dei nostri oltre 300 olivi, avremo il primo grappolo d'uva del Littorale, non ancora buono per la vendemmia, per il vino che sarà l'anno prossimo, però abbiamo già fatto la bottiglia con l'etichetta, molto bella, e i guanti, stupendi, di perfetto stile d'annunziano, come quelli che Andrea Sperelli metteva sul sarcofago romano all'ingresso della sua casa, realizzati da Duecci, che è un grande guantaio napoletano, e molte altre cose. Se non sbaglio, D'Annunzio non era un amante dei vini, probabilmente questo qui è un regalo che tu gli hai fatto. Non era un amante dei vini, beveva poco, ma certamente il suo vino gli sarebbe piaciuto, e questo è il suo vino, fatto dal consorzio Valtenesi, che ha allargato i suoi confini fino al Littorale, appositamente. Con un vigneto, diciamolo, diverso dai soliti, perché sono una stella. Non poteva essere uguale, no, agli altri. Quindi non sono filari di viti, ma sono vite messe ad asterisco, identici a quelli che D'Annunzio metteva accanto alla sua firma. Sono il simbolo del sole. È un vino pieno del sole del Garda. Presidente, siamo a fine settembre, andare a fine dicembre c'è parecchio tempo, ci sarà di nuovo prossimamente al Littorale. Dunque, il prossimo evento importante sarà il 12 ottobre, un importantissimo convegno che abbiamo organizzato su Ovidio e D'Annunzio con molti studiosi, sono state invitate tutte le scuole del luogo, pubblicheremo gli atti. Poi il 1 dicembre daremo il 9° premio del Littorale, non sappiamo ancora a chi. E lo stesso, non sappiamo, noi. Noi non lo sappiamo. Non no, lo sappiamo noi, noi. E lo stesso giorno daremo il premio Genio Vagante, cioè a un giovane italiano che si è coperto di gloria all'estero, questo sappiamo già chi viene assegnato, a Eleonora Troia, che è una giovane siciliana che lavora per la NASA e ha scoperto come si formano nello spazio oro e argento, una cosa magica, per cui lei sta facendo il giro del mondo. Infine, il 2 dicembre, inaugurazione di una grande mostra sui francobolli fiumani di D'Annunzio. Basta così, poi abbiamo il Natale, Capodanno. Grazie.